Se noi prendiamo quest'auto e la confrontiamo con quest'auto, notiamo delle differenze, sì, ma non così abissali. I materiali sono sempre quelli, le ruote sono sempre quattro, le sospensioni hanno sempre la stessa forma. C'è stata un'evoluzione, indubbiamente, ma il concetto di base è sempre quello. C'è però una cosa che è cambiata radicalmente. Qualcosa che in questa vettura era praticamente inesistente, mentre in questa ricopre un ruolo fondamentale. Sto parlando dell'elettronica. L'elettronica è qualcosa che è stato introdotto recentemente negli ultimi decenni e che è passata da sistemi molto semplici ed elementari come l'accensione elettronica e l'iniezione a sistemi estremamente complessi e sofisticati come radar, telecamere, guida autonoma, sensori di prossimità. E quindi l'elettronica non è più qualcosa che riguarda soltanto la guida, ma è qualcosa che è integrato nel veicolo in ogni suo angolo più remoto. Nei fari troviamo elettronica, nel motore troviamo elettronica, nelle ruote troviamo elettronica, nei freni troviamo elettronica, nelle cinture troviamo elettronica. E il fatto che oggi i veicoli non siano più solo meccanici, ma siano estremamente elettronici, ha fatto sì che oggi non si parli più di meccanici, ma si parli di meccatronici. Al classico meccanico che ci sistema la macchina con le mani sporche di grasso, oggi non basta più la chiave inglese e il cacciavite, ma ha bisogno di tutta una serie di sistemi elettronici e macchinari per poter intervenire sull'elettronica del veicolo. E questo è un argomento molto affascinante che ho da sempre voluto trattare. E questo è il motivo per cui oggi mi trovo a Monastir di Treviso in Texas, una delle aziende italiane leader al mondo per quanto riguarda l'elettronica e la diagnostica dei veicoli. E sono qui perché oggi farò un giretto al suo interno per farvi vedere tutto quello che sta dietro questo mondo dell'elettronica. Innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio fin da quando si è fuori è la bellezza di questa azienda da un punto di vista estetico. E appena si entra dentro, ragazzi, voglio portarvelo a casa. Guardate cosa c'è. C'è una replica di Bumblebee a dimensione reale. Non è in plastica, cioè è fatto con dei pezzi veri. Questa è una vera pinza dei freni. No, ma non ci credo. Queste sono delle vere catene, queste delle vere sospensioni. No, vabbè. Ma quanto è figo. È troppo bello, voi non avete idea a vederlo dal vivo l'effetto che fa. Comunque sono rimasto piacevolmente sorpreso e lo sarete anche voi guardando questo video. Perché? Perché io mi ricordo quando facevo il Politecnico sentivo sempre tutti lamentarsi dell'Italia, delle aziende italiane, che siamo indietro, che bisogna andare in America a lavorare da Google perché qua è tutto vecchio. Balle, non è vero, perché ci sono realtà tipo Texas che sono così. Questa la chiamano la piazza ed è il luogo dove si fa la pausa. Hanno costruito a tutti gli effetti un bar, ricreando una piazza vera e propria, col porfido, con i muri in mattoni, con le finestre, in modo tale che chi lavora qui dentro, quando vuole prendersi una pausa a caffè, si trovi in un luogo bello, un luogo piacevole. Qui non hanno la mensa, ma hanno a tutti gli effetti un ristorante con dei cuochi veri e propri, per cui anche quando bisogna pranzare si mangia bene. C'è anche la sala giochi dove passare il tempo libero, col ping pong, il biliardo, il calcetto. Guardate che figata, questo è il terrazzo. Vi rendete conto? Cioè, sul terrazzo hanno ricostruito un giardino con le panchine, il prato tutto bello curato, la fontana. Voglio venire a lavorare qua. Ho appena scoperto che questo è rosmarino che poi usano in cucina. No, vabbè. Questo cos'è? Tipo timo. Che buono. Da bravo nerd quale sono, vi ricordo che sono laureato in ingegneria informatica. Passando di qui ho visto i mega server che ci hanno. Ovviamente l'accesso è proibito, ma sono riuscito a farmi aprire. Guardate che bestie. E mi è cascato l'occhio su Google. I server che avete visto inquadrati, quelli gialli, sono dei server Google. Sono un servizio che offriamo ai clienti per poter fare ricerche sulle problematiche riscontrate nel tempo in modalità Google-like, cioè man mano che scrivo una ricerca, lui mi presenta le soluzioni che sono state trovate nel tempo. Quindi non vengono usati da chi lavora qui all'interno, no, ma dai, esatto, dai meccatronici in giro, esatto, per il mondo che riparano le auto. Esatto, chi ha... Wow.
Il motivo per cui sono venuto qui proprio oggi, ovvero l'8 maggio, è che Texa è impegnata anche nel sociale, ovvero forniscono alle scuole strumenti in comodato gratuito per formare giovani meccatronici e fanno anche dei corsi veri e propri dove lasciano diplomi di meccatronici. Inoltre organizzano una gara in cui i migliori studenti delle varie scuole si sfidano, qui vedete ci sono tutte le aree dove oggi ci sarà la sfida, in tutta una serie di prove di diagnostica e riparazione. E proprio oggi qui avviene questa sfida. Siamo già giunti alla 11ª edizione, quindi sono 11 anni che va avanti questo contest e partecipano 13 scuole preselezionate da 30 istituti, ognuna con due partecipanti, quindi un totale di 26 sfidanti. Affronteranno un totale di 7 prove a tempo tra auto e moto e ci sarà un solo vincitore. Ad esempio, vedete, qui abbiamo una moto su cui è stato simulato un guasto e i due ragazzi adesso sono al lavoro per scoprire qual è il guasto e capire come ripararlo. Cosa dovete fare? Dobbiamo trovare il guasto in questo impianto di aria condizionata, non raffredda. Bisogna fare una diagnosi e trovare quali possono essere le cause. Bocca al lupo. Grazie. Prego. Ma quindi che problema aveva sta moto? C'era un problema sulla bobina di accensione. Provato quindi? Sì, trovato. Sì. Grandi. Grazie. Allora siete pronti? Prontissimi. Cos'è che fate quindi? Rivolgiamo sensori di linea delle telecamere dell'Audi. Ah ok, perché sono sregolati, voi dovete regolarli. L'avete già fatto? No, no. Mai. Bomba. Bomba. Auguri. E la cosa figa è che mentre di là i ragazzi stanno facendo il contest, qui ci sono tutti i professori che stanno a loro volta seguendo un corso. E in questo momento stanno facendo un quiz a punti per vedere chi ne sa di più. E arriviamo dunque al cuore del video. Che cosa fa di preciso Texa? Texa è nata nel 1992 per la produzione di sistemi di diagnosi. Ora, che cosa sono i sistemi di diagnosi? Finché un veicolo è puramente meccanico, la diagnosi la fai a occhio. Non so, si rompe un tubo, guardi tutti i tubi finché non trovi quello che perde. Turbina perde olio, la senti. Il punto è che quando interviene l'elettronica, come fai a capire dov'è il problema? Giri la chiave e la macchina non si accende. Cosa può essere? Si è bruciato un circuito? È andato in protezione il motore? Si è spelato un cavetto? È un casino capire che cosa non va. Quindi è nata l'esigenza di creare dei sistemi di diagnostica. Ed è proprio quello che Texa fa. In realtà non è stata la prima a creare dei prodotti di diagnostica, ma è stata la prima a crearli multimarca e multiambiente. E per farvi capire nella pratica di cosa stiamo parlando, ciao! Abbiamo qui uno dei sistemi di Texa. Quello che si intende multimarca è loro con un unico device riescono a diagnosticare praticamente qualunque vettura di qualunque marca. Per quanto riguarda il multiambiente, vedete, macchine, camion, moto, trattori, cosa sono? Mezzi trattori, agricoli. Mezzi agricoli. E barche. Quindi per farvi capire di cosa si tratta, abbiamo qui una Alfa Romeo Giulia e abbiamo qui lo strumento che viene dato in dotazione ai meccatronici. Quindi io sono il proprietario di questa macchina, magari, però vabbè, mi compare un allarme sul cruscotto. Io lo porto da te, che sei il meccatronico. Meccatronico ha a disposizione questo strumento, uno di quelli che Texa vende, e con questo strumento, con una VCI attaccata all'OBD... La OBD sarebbe la presa diagnostica. Sì. Questo lo attacchi alla presa diagnostica e col Bluetooth comunica con questo, sì. Giusto? Grazie anche a una luce che ci serve. Ah, geniale, così vedi dove l'ha presa e non devi star lì col telefono a illuminare. Bravissimo, in questo caso abbiamo attaccato la VCI, accendiamo il quadro dell'auto e a questo punto il meccatronico seleziona il modello di auto che abbiamo davanti e grazie a un semplice click il meccanico riesce a identificare motore e codice motore perfettamente del veicolo grazie al numero di telaio. Questo è un video che ti fa vedere dov'è la presa. Per ogni macchina avete fatto un video che fa vedere dove andare ad attaccare lo spinotto. Per la comodità del meccatronico. E quindi qui sopra compare qual è il problema? Sì, tramite una scansione delle intere centraline che il veicolo ha montato, riusciamo a identificare quali centraline hanno un guasto. Ah, perché aspetta, io ero rimasto alle auto di una volta che hanno una centralina, invece quale centraline sono qui ormai tantissime? Qui ce ne sono da 20 a anche 70 centraline da 20 a 70 centraline montate su veicolo. Che miseria. È molto complicato identificare dove sta il problema. Quindi noi scansioniamo il veicolo e ci ha mostrato quali sono quelle che hanno il problema. Regolatore velocità. Ok, quindi vedi questo qua è il problema che hai riscontrato. Quindi c'è un problema nella regolazione della velocità, quindi c'è un problema nella comunicazione tra telecamera e radar, giusto? E radar, giusto. In questo caso c'è bisogno di fare una regolazione, una calibrazione del radar. Ok. Questo come
si fa? Si fa attraverso uno strumento aggiuntivo che è il nostro RCCS. Che sarebbe tutta questa roba qua? Questa attrezzatura qua è composta da un pannello e questo che serve per le telecamere. In questo caso ci occupiamo del radar e quindi è necessario eseguire una taratura del radar della macchina ACC che è montato qua nella giuria. Ah, questa roba qui è il radar? Sì, qua. Aspetta, dietro qua c'è il radar e si calibra con una procedura, si chiama calibrazione radar. Wow. In automatico la lanci e lui si calibra? In automatico tu la lanci, segui la procedura che è indicata tramite i nostri bollettini specifici, okay, su ogni modello e ti spiega chiaramente e facilmente come si effettua la calibrazione. Che figata! Quindi in pratica quello che può succedere è che prestate la macchina all'amico distratto nel fare manovra, picchia un marciapiede, magari piega qualcosa qui sotto e sposta il radar. Cosa succede? Che quando vai a spostare il radar, tutti i sistemi elettronici della macchina, come guida autonoma, quello che chiamano adaptive cruise control, insomma quella roba che mantiene la distanza con la macchina davanti, non funzionano più perché il radar non è calibrato. Quindi ti compare il messaggio sul display, porti la macchina dal meccanico, meccatronico, chiamatelo come volete, lui attacca la diagnostica, la diagnostica è del problema, la mette davanti ai... quello lì e fa la calibrazione del radar. E voi capite come siamo arrivati a un punto in cui non basta più portare la macchina dal meccanico, lui apre il cofano e annusa per capire cosa c'è che non va, oppure sente per capire cosa c'è che non va. Nel momento in cui hai 70 centraline su una macchina, hai necessariamente bisogno di dei sistemi di diagnostica. E questo è quello che Texa fa. Un'altra cosa utile e molto figa che ha questo dispositivo è la capacità di registrare i dati del veicolo. A cosa serve? Vi faccio un esempio. Ipotizziamo che il proprietario di questa moto lamenta un problema che si verifica mentre sta andando avanti, ovvero che quando l'accende e inizia a guidare, dopo 5 minuti impazzisce il sensore dei giri. La porta dal meccanico, il meccanico dice: ok, come faccio a capire qual è il problema? Non è che non si accende, non parte, non si accendono i fari. Allora il meccanico cosa fa? La mette sul banco, attacca la diagnostica, la fa girare e registra tutti i parametri, in modo tale che quando si verifica il problema lui ha una mappa completa di tutto quello che succede sul veicolo. Una sorta di telemetria. E dopo che abbiamo visto la diagnostica ci spostiamo nel reparto produttivo. Perché? Perché Texa non fa solo diagnosi, ma fa anche prodotti che sono quasi completamente made in Italy. E io voglio farvi vedere l'ordine che c'è qui dentro, la precisione con cui è collocato ogni carrello, ogni scatola, ogni macchinario, ogni. Non c'è una cosa fuori posto. È impressionante la pulizia e l'ordine che c'è qui dentro. E in questa zona qui stanno producendo uno dei loro prodotti di punta che si chiama Comfort, che sarebbe per la precisione questo: stazione di ricarica per l'aria condizionata. Un'altra delle cose veramente belle di Texa, e che mi rende anche orgoglioso in quanto italiano, è che è quasi al 100% made in Italy. La stragrande maggioranza dei prodotti e dei componenti vengono prodotti qua. E questa è una stanza molto particolare, ovvero è una di quelle stanze dove vengono assemblati i circuiti elettronici. E è una cosa che avevo studiato in ingegneria: in queste stanze bisogna mantenere un livello di pulizia maniacale. Quindi questa stanza è isolata da tutto il resto e ha anche una pressione atmosferica diversa dall'esterno. Questo per far sì che ci sia la minor quantità di polvere possibile, perché anche un minuscolo granello di polvere che va a infilarsi in un circuito che si sta costruendo lo rende inutilizzabile. Prima di entrare bisogna mettere un camice antistatico sopra scarpe. Questo filo nero si attacca alla pelle così che scarica l'elettricità statica a terra. Adesso devo mettere i piedi qua sopra per verificare di aver messo bene i calzari. Bomba, li ho messi bene. Qui dentro vengono assemblate tutte le schede elettroniche e la pressione qui dentro è più alta che all'esterno, in modo tale che quando uno apre la porta si eviti che entri la polvere dall'esterno. L'aria viene trattata, viene controllata anche l'umidità, la temperatura. Mamma mia, che figata! Queste qui sono tutte delle bobine con tutta una serie di micro componenti. E qua praticamente viene caricato lo schema del circuito e si occupano di andare a mettere ogni componente al punto giusto. Tu carichi tutte le bobine, gli dici cosa deve costruire e lei la costruisce. Questa mi dà l'idea di essere una macchina per i test. Good, vuol dire che va bene. Tutto inizia da qua, le schede partono da qui, gli viene impresso un numero seriale e poi entrano in tutta la catena di produzione. Perché il numero seriale? Perché ogni passaggio che la scheda fa viene registrato. In questo modo, se un domani quel prodotto dovesse presentare un difetto, si riesce a risalire a ritroso tutta la catena di produzione e capire quel difetto da cosa è nato.
E per darvi un'idea di numeri, solo questa linea qui, voi non vedete dentro cosa succede, ma va a una velocità incredibile, monta circa 80.000 componenti l'ora. Cioè, immaginatevi questo braccio lì dentro che li prende uno per uno e ne monta 80.000 in un'ora. Una volta che sulla scheda sono stati messi i componenti, la scheda entra in forno. In questo modo qui dentro la scheda viene saldata. La scheda poi passa in questa macchina che fa un controllo visivo per vedere che i componenti ci siano tutti. E viene poi passata qui. Vengono smistate le schede buone dalle schede che potrebbero presentare un difetto. Le schede poi qui vengono testate, viene fatto un controllo elettrico. Come vedete le schede vengono fatte in gruppo per motivi di efficienza. E poi entrano qui dentro e vengono separate. Io mi sono innamorato di questo robot. Pensa quante cose potrei fargli fare in casa. Wow, avete visto che figata, che mondo pazzesco che c'è dietro l'elettronica dei veicoli. Io vi giuro, non lo sapevo. Nel frattempo stanno entrando tutti i ragazzi che hanno partecipato oggi al contest, perché ci saranno le premiazioni. È stato davvero un piacere e un onore per me poter visitare questa azienda e raccontarvela. E vi segnalo tra l'altro che per tutti quelli che volessero lavorare ci sono delle posizioni aperte proprio qui in Texas. Ho linkato qui sotto il sito dove poter trovare le posizioni e fare la vostra candidatura. E ho linkato anche tutti gli account social dell'azienda dove potete andare a seguirli. Grazie per aver visto questo video, siamo pronti per le premiazioni. Ciao a tutti!